Cooking with Quasar. Wow! Cosa mangio al rientro dalle vacanze dopo essermi abbuffata come un maiale? Intanto cosa bevo? Tisana con dentro una fetta di limone biologico, se non metto il filtro però non viene, del finocchio, semi di finocchio, metà porzione di polline, un pizzichino di pepe e l'ibisco. Questo dà anche un bel colore rosato ai capelli. Acqua calda. Mettiamo il tappo e lo lasciamo qua ad infondere. Poi spremuta di arancia bionda con la spremuta di mezzo limone sempre biologico, e a decorare una fetta di limone e il basilico, che poi andrò anche a mangiare. Fondamentalmente cosa mangio? Beh, intanto due albicocche che metterò all'interno del succo di arancia, basta aprirle. Queste potete metterle nel congelatore, così fanno anche da ghiacciolo, ovviamente levando il seme. Quindi togliamo il seme, ne mettiamo dentro. Potete farlo a fettine o lasciarle così, tanto poi le mangiate intere comunque. Questa invece l'ho presa per mangiarmela adesso. Buonissimo. E anche questo sta qua, così prende i sapori. Poi, come piatto mangerò un piatto unico ed è una pasta. Come pasta utilizzo questi fusilli giganti, una ventina di questi sono circa 80 grammi, quindi questo è un pelino più, poco più di 80 grammi. E condirò con feta, circa mezza confezione da... Inizio mettendo la feta sotto nel piatto, così quando metterò la pasta calda sopra si scioglierà un po'. Certo, non che fili, però questa è la mia bella vasetta. Condisco con un pizzico di pepe, poi se a voi piace abbondate col pepe. Pizzico di prezzemolo, basilico spezzettato, aggiungo il basilico spezzettato e ne metto uno intero qua a decorare, l'olio extravergine di oliva. Là. Poi aggiungo il prezzemolo, metà qui, il pepe, metà, ok, i pomodori, metto sopra perché sennò sotto si scaldavano, con anche il suo sughetto. Poi metto sui pomodori il pizzico di pepe avanzato, che nel mio caso è tantissimo, ma perché io adoro. Poi il prezzemolo avanzato, ok. Poi qui potete decidere di mettere o il polline come metto io, che dà un pizzichino di dolce, dà un po' di... è buono, non è male.
Se però il polline non vi piace, quindi assaggiatelo prima perché non è detto che vi piace il polline, potete usare il pane grattato da mettere sopra. Voilà! E il piatto è pronto. Riassumendo, piatto unico, fusilli giganti conditi con pomodoro, cuore di bue a quadratini, basilico, feta, prezzemolo, pepe, olio extravergine di oliva e polline a decorare sopra. Bevanda calda, infuso di finocchio, ibisco, polline e all'interno una ruota di limone biologico. Poi, bevanda fresca invece, ruota di limone biologico a decorare, che poi mangerò anche, metterò all'interno, con spremuta di arancia bionda e limone biologico, albicocca, ovviamente anche questa è biologica, e polline a decorare sopra, con fettina di basilico, fogliolina di basilico, ah, che dà profumo e decora. E buon appetito!